un'iniziativa al quale attribuiamo una certa importanza perché, come sanno tutti quelli che ci stanno seguendo, siamo nella fase, della fase finale, diciamo così, della preparazione, della fase preparatoria, per le elezioni del Campidoglio. Noi abbiamo voluto, a questo proposito, quindi non un'iniziativa elettoralistica, ma che certamente anche guarda alla scadenza di ottobre, insieme ad altre forze politiche, quindi un'iniziativa organizzata insieme da Articolo 1 e Sinistra per Roma, ma al quale abbiamo voluto, e li ringrazio per la loro presenza, il segretario di Sinistra Italiana Adriano Labucci e quello del Partito Socialista Italiano Andrea Silvestrini, oltre, diciamo, ad altri ospiti che adesso presenterò. Il senso generale è questo. Noi riteniamo che sia importante che all'interno di una coalizione democratica e di sinistra sia presente una proposta politica ed elettorale, della sinistra ecologista fondata fortemente su un asse che mette al centro il lavoro e la sua rappresentanza, il tema della giustizia sociale, quindi del contrasto e della lotta alle disuguaglianze, e la questione che non è nuova per nulla, come ci spiegherà poi Rossana Dettori, che è quella relativa alla tutela della salute e della vita e di come la pandemia ci ha costretto a fare i conti con una situazione di grave difficoltà del nostro sistema sanitario che si è accumulata nel tempo anche a causa non esclusiva, ma certamente di un definanziamento progressivo. Ora si è invertita la rotta, il tema oggi è come dotarsi di un sistema sanitario di medicina di territorio adeguato alle nuove esigenze e di come anche integrare il sistema sanitario con i servizi sociali, in questo caso della città di Roma, e costruire un nuovo modello di welfare come parziale risposta all'uscita dalla pandemia. Quindi il tema è un po' questo. Come vi ricorderete all'inizio, l'anno scorso, sostanzialmente un anno fa, quando è iniziata la pandemia, qualche mese in più di un anno, c'erano i balconi di tutta Italia riempiti da striscioni, lenzuola, nei quali si diceva nulla sarà più come prima. Oggi era un segno anche di speranza. Oggi il sentimento generale è molto più cupo, se vogliamo, molto meno speranzoso, anche se vediamo la luce in fondo al tunnel con tutte le difficoltà della campagna vaccinale, ma si comincia a vedere la luce in fondo al tunnel, ma nel frattempo è vero che nulla è più come prima, e cioè dobbiamo prendere atto e reagire di conseguenza al cambiamento, perché il cambiamento non è stato positivo, nel senso che noi oggi vogliamo mettere in luce soprattutto l'aumento, molto forte delle disuguaglianze. Parliamo di disuguaglianze di reddito, disuguaglianze di genere tra uomini e donne. Basta leggere i dati relativi alla perdita degli occupati. Sappiamo che sono sostanzialmente oltre 1 milione tra i dati ufficiali e quelli legati all'economia informale e al lavoro nero, e di questo milione di persone la stragrande maggioranza sono donne. Disuguaglianze anche tra le generazioni, perché soprattutto i giovani sono stati fortemente penalizzati in questo passaggio, anche qui di nuovo relativamente al mondo del lavoro, perché tutta una fascia che definire poi giovane, ahimè, qui c'è con noi Natale Di Cola e lui poi ci dirà anche su questo. Definire giovane uomini o donne di 40 e più anni ovviamente è diventato un eufemismo in questa città, in questo paese, è un lusso che non ci possiamo più permettere, ma anche loro hanno trovato una fortissima barriera all'accesso nel mondo del lavoro e anche loro, diciamo, in larga parte sono stati espulsi perché i contratti a tempo determinato e le partite IVA o false partite IVA ovviamente sono
soprattutto diciamo legate anche ad un dato generazionale e disuguaglianze anche di territori, anche qui di nuovo sia all'interno del paese, cioè dell'Italia, ma anche all'interno della stessa città di Roma. Su questo Salvatore Monni, che è con noi e che ringraziamo, non è una novità. Salvatore, diciamo, ogni volta che noi gli chiediamo di darci una mano e di aiutarci a comprendere meglio la situazione, lo fa molto volentieri, lo ringrazio. Oggi però c'è anche una piccola, diciamo, chicca, nel senso che da pochissimo è uscito, facciamo anche un po' di promozione, Salvatore. È uscito da pochissimo il suo nuovo libro con il team, diciamo, che lui coordina, sempre sulle mappe della disuguaglianza. E anche qua Salvatore ci dirà bene nel dettaglio come all'interno della città di Roma in realtà possano coesistere, non dico città diverse, ma territori con situazioni molto, molto diverse, diciamo, tra di loro. Quindi noi vogliamo focalizzare oggi nella nostra discussione quello che è successo, mettere al centro questa esplosione delle disuguaglianze e provare a ragionare con i nostri interlocutori di come sia necessaria, diciamo, una proposta politica che, da un punto di vista del programma, metta al centro il lavoro, la giustizia sociale e il nuovo welfare. Da un punto di vista politico più generale, si ponga l'obiettivo di rappresentare le lavoratrici, i lavoratori, il mondo del precariato, il grande mondo della salute e del welfare che in questi mesi, in questo anno è stato decisivo e determinante, e tutta la parte più debole della società. Ora ci vorrebbe molto tempo per affrontare questo tema, tuttavia io la risolvo in una frase sola. Nonostante tutti gli sforzi che sono stati fatti e che c'erano anche in precedenza, parlo delle forze politiche, degli intellettuali, sforzi di rinnovamento anche culturale, ad oggi nel campo delle forze democratiche e progressiste manca un saldo riferimento per il mondo del lavoro e per la parte più debole della società. Noi riteniamo che no, da soli non saremo in grado, diciamo, di dare una risposta esauriente a questo tema, che è un tema enorme. Tuttavia vogliamo fare la nostra parte. Stefano Fassina, parlamentare eletto a Roma e consigliere comunale di opposizione in questi 5 anni, si è battuto molto, ha provato anche ad interloquire ripetutamente anche con la giunta Raggi sui temi più generali, in particolare sui temi per la tutela dell'occupazione, dei diritti dei lavoratori, delle aziende pubbliche, delle grandi municipalizzate, in alcuni casi con qualche risultato, in altri purtroppo, che non è dipeso da lui, i suoi appelli e le sue iniziative, diciamo, non hanno trovato riscontro da parte della maggioranza 5 Stelle, in particolare della sindaca Raggi. Ma io credo che la sua azione, diciamo, costituisce un valore molto importante, e di questo, diciamo, lo ringraziamo e gli chiediamo anche un po' oggi nel suo intervento di dare conto e di raccontarci appunto non solo quello che ha fatto, ma alla luce della sua esperienza, come proiettare, diciamo, questo lavoro per i prossimi 5 anni, sperando in un cambiamento di maggioranza. Come sapete, e qui chiudo, siamo in ore, momenti decisivi e determinanti. Leggete tutti i giornali, siete persone informate dei fatti. Le prossime ore saranno decisive per provare a confezionare un assetto competitivo del centro-sinistra, o meglio, perché l'attuale coalizione che si presenterà alle elezioni è il Partito Democratico più le forze della sinistra ed ecologiste, quindi è una coalizione che può, diciamo, caratterizzarsi come un elemento di discontinuità rispetto al vecchio centro-sinistra, con un maggior grado di radicalità e di innovazione. Questa è anche una sfida
che noi abbiamo deciso di raccogliere, siamo convintamente nella coalizione e vogliamo contribuire a costruire un programma, un profilo politico che sia un'espressione di questa discontinuità e di questa esigenza di rinnovamento. L'appuntamento di oggi ha questo scopo preciso, cioè quello di segnare un punto anche identitario che rappresenta, secondo noi, anche un po' una rottura rispetto a certi schemi della sinistra e del centrosinistra che in questi anni si sono caratterizzati principalmente sui diritti civili e molto meno sui diritti sociali. Noi crediamo che vogliamo sia necessario invertire la rotta e appuntamenti come questi ci aiutano, diciamo, proprio in questo senso a mettere al centro i temi dei diritti sociali, dei diritti del lavoro e del welfare. Quindi io ringrazio davvero tutti, mi scuso se l'ho fatta un po' lunga questa introduzione, ma era importante mettere dei paletti, diciamo, precisi e do volentieri la parola a Salvatore Monni, professore di Roma 3 e diciamo animatore di questo gruppo che ormai tutti conoscete, appunto delle mappe delle disuguaglianze, che in questi anni ha svolto un lavoro davvero prezioso. Grazie Piero, grazie, grazie per l'invito. Quando con Federico e Katie nel 2016 abbiamo iniziato con il blog, diciamo passando dagli articoli scientifici al blog, lo abbiamo fatto anche e soprattutto per appuntamenti come questo, nel senso che il nostro obiettivo era quello di dare un contributo al dibattito politico e di mettere, diciamo, chi deve prendere poi le decisioni nella condizione di prenderle con una conoscenza puntuale del territorio. Quindi ti ringrazio per l'invito, insomma, perché questo è il motivo per cui ad un certo punto, come spesso ripeto, c'era da parte nostra la volontà di portare il nostro lavoro fuori dalle aule di università e portarle un po' in giro per la città. Il libro, il prossimo, che si intitolerà Le Sette Rome, esce in realtà a metà giugno, è chiuso, ed è un po' diciamo, il proseguimento del nostro lavoro. È un lavoro che si compone di tre capitoli. Nel primo capitolo sostanzialmente ripercorriamo in maniera abbastanza ambiziosa quest'anno sono 150 anni di Roma Capitale, ripercorriamo i 150 anni di Roma Capitale e soprattutto cerchiamo di capire come siamo arrivati oggi ad una città così diseguale, come hai detto te, così complessa, così complicata. E questo abbiamo visto. Roma era nel 1870 una città di 200.000 abitanti, più piccola di Napoli, ma più grande di Milano. In questi 150 anni è cresciuta in maniera tumultuosa, è cresciuta. Pasolini usava l'espressione, diciamo, coloniale, no? Per dire che un po' il suo sviluppo era stato guidato, era esogeno più che endogeno, guidato dall'esterno, con riferimento ai piemontesi. Qualcun altro ha parlato di una capitale che è cresciuta soprattutto in maniera abusiva. Ci sono larghe parti della città che sono figlie, insomma, di espansione spontanea, diciamo così. Cioè, di certo, 150 anni di crescita così tumultuosa non potevano portare ad una capitale omogenea. E infatti oggi Roma non è una capitale omogenea. Io lo ripeto spesso, poi con tutti quanti voi è già capitato in altre presentazioni, ripeto spesso che oggi a Roma nascere in un quartiere piuttosto che in un altro significa avere più o meno opportunità. Oggi a Roma nascere in un quartiere piuttosto che in un altro significa avere più o meno chiara, diciamo, il percorso della propria vita. Questo è un dramma, insomma, per tanti motivi, insomma, non voglio parlare. Nel secondo capitolo del nostro lavoro abbiamo poi cercato di individuare appunto come questa città si è frantumata, e partendo dall'analisi dei dati, quindi degli indicatori di non solo quelli economici strettamente, ma anche sociali, demografici, abbiamo individuato appunto sette città. Questo un po' è la parte nuova del lavoro. Era tra l'altro una cosa che avevamo anticipato in un editoriale del Messaggero qualche mese fa e che adesso diventa libro.
C'è una città storica, che è la città, diciamo, quella colma appunto di testimonianze storico-artistiche, architettoniche, archeologiche, quelle che tutto il mondo ci invidia, che conosce, che è ben delimitata. C'è una città ricca a Roma. La città ricca è quella che unisce i quartieri benestanti di Roma Nord, i villini dell'Eur, le ville dell'Appia Antica o le gate community dell'Olgiata, per esempio. Anche questa è una città dove chi vive in questa città ci si riconosce in maniera chiara. Poi c'è quella che abbiamo chiamato, non noi, prima di noi l'ha già chiamata qualcun altro così, la città compatta, che è quella dei quartieri residenziali intensivi costruiti negli anni dell'espansione dopo la guerra, negli anni 50 e 60. C'è quella che abbiamo chiamato la città del disagio, che è formata da un mosaico di case popolari e borgate nate in maniera abusiva, cui facevo riferimento prima. Ad esempio c'è tutta la parte est della capitale, insomma, che risente molto di questo tipo di sviluppo urbanistica. C'è quella che abbiamo chiamato la città dell'automobile, che è la città disposta lungo i principali assi di viabilità di scorrimento veloce, quindi mi riferisco al Grande Raccordo Anulare, alla Via del Mare, alla Roma Fiumicino. C'è la città campagna, perché Roma è anche una città profondamente verde, una città agricola, che si estende sostanzialmente su ciò che resta dell'agro romano. E poi c'è una settima città, che non ha una, non riguarda aree specifiche della capitale, ma si estende un po' dovunque, ed è la capitale, la città che abbiamo chiamato degli invisibili. È la Roma, diciamo, che offre riparo a migliaia di persone che vivono ai margini della società e che spesso sfuggono alle statistiche ufficiali, ma che è presente un po' ovunque. Per quelli come noi che sono abituati a spostarsi dentro la città, spesso li vedono ai margini delle stazioni ferroviarie, delle stazioni metro, dei luoghi della Caritas. Ma non abbiamo pensato solo a quello. In questa mappa che vedrete, che abbiamo fatto anche da Città degli Invisibili, abbiamo messo le carceri, abbiamo messo il centro di detenzione di Ponte Galeria per gli stranieri, abbiamo messo i campi Rom. Insomma, tanti luoghi che sono dimenticati dal disegno della città e molto spesso dalle politiche della città. Quindi insomma, dopodiché, una volta definite queste città, siamo andati a leggere i numeri di questa città. Per la prima volta lo abbiamo fatto con i numeri delle imprese, quindi ci saranno nel nostro lavoro i dati sulle imprese, quindi sono contento di dirlo anche a Natale, che immagino sarà particolarmente interessato a questo. Abbiamo i dati che ci ha fornito Camera di Commercio e questi dati li abbiamo spacchettati, scusate l'espressione, per le diverse sei città, no? Perché poi la settima, appunto, come dicevo, è una città. Quindi si vede la tipologia di imprese, che caratteristiche hanno, il tipo di lavoratori che hanno sul territorio. Si può capire come è arrivato, quindi, come l'ultima crisi, quella sanitaria, che si è trasformata poi in poco tempo in una crisi economica e sociale, sia diventata poi una crisi. Fatemi usare una parola un po' forte, quasi umanitaria per certi versi, nella città. E nell'ultimo capitolo abbiamo, grazie ai dati INPS, abbiamo letto in queste sette città come i dati sul reddito di cittadinanza, reddito di emergenza, la cassa integrazione guadagni, il bonus Covid, e abbiamo visto insomma come sono arrivati. E anche qui ci sono dati che sono allarmanti. Nel CAP, questo è un numero che ho ripetuto spesso, al CAP 00133, che sarebbe il codice di avviamento postale, perché questi dati dell'INPS ce li abbiamo. Roma, in questo caso, diversamente dalle altre nostre mappe, non è divisa in 155 zone urbanistiche, ma è divisa nei 72 codici di avviamento postale della città. Nel CAP 00133, che comprende Torre Angela e Torbella Monaca, le persone che hanno chiesto o il reddito di cittadinanza, o il reddito di emergenza, o il bonus Covid, o la cassa integrazione, sono più di 32.000 persone. Su una popolazione di quel CAP in età lavorativa, cioè tra i 15 e i 64, di 72.000 persone. Questo significa che almeno una persona su due in età lavorativa, senza contare, e probabilmente poi Natale quando interviene potrà aiutarmi, insomma, senza contare tutti quelli che lavorano, che non sono in regola, che sono lavoratori irregolari, che
sono lavoratori che non, di cui insomma non abbiamo le statistiche ufficiali. Quindi uno su due nella fascia lavorativa ha una qualche forma di sostegno dell'INPS. Questo, Salvatore, scusa, fa anche un po' giustizia di tutta una certa polemica sulle misure troppo assistenzialiste del governo, o sbaglio? Allora, ognuno di noi può avere legittimamente la sua idea. Io credo che qui, soprattutto in questo consesso, siamo tutti convinti che il lavoro sia l'elemento principale e che il lavoro non sia semplicemente creazione di reddito. Lo ripete spesso, purtroppo, certo lo dice anche il sindacato, diciamo, però diciamo tra le voci ascoltate lo dice spesso, soprattutto Papa Francesco. Lavorare, essere occupati, significa essere parte della propria comunità. Lavorare, essere occupati, significa realizzare se stessi. Lavorare, essere occupati, significa quindi dare un contributo, realizzare se stessi e dare un contributo alla propria comunità. Quindi il lavoro è molto più del semplice reddito, che rimane importante e che serve ovviamente a sostenere se stessi e la propria famiglia. Cioè, di questo siamo tutti consapevoli e credo soprattutto in questo qui siamo tutti consapevoli di questo. Detto questo, il reddito di cittadinanza oggi ha svolto un ruolo e svolge un ruolo essenziale per il sostentamento di una larga parte della città e del paese. Cioè, io a chi critica il reddito di cittadinanza chiederei cosa sarebbe successo in quest'anno, cosa sarebbe successo al CAP 00133, dove quelle 32.000 famiglie, perché il reddito di cittadinanza viene chiesto per famiglie, nel senso, dove quelle 32.000 famiglie, cioè, come sarebbe andato, cosa sarebbe successo? Altro che le baglie parigine, altro che gli scontri nei suburb statunitensi. E questo, di questo si parla. Cioè, allora noi non possiamo parlare del reddito di cittadinanza con la semplice astrazione di quello che è il nostro mondo ideale. Oggi il reddito di cittadinanza, e non a caso non si chiama reddito di cittadinanza, negli altri paesi ha nomi diversi, ha forme diverse, è presente un po' ovunque in Occidente. C'è un motivo, perché la società, per come si è sviluppata, ha sempre di più creato, diciamo, la disuguaglianza è diventata sempre più forte. E di questi giorni lavori importanti che mettono in evidenza come l'accumularsi di ricchezza nelle mani sempre di pochi. Nella nostra società, in Italia, non era così fino a 20-30 anni fa. Ormai le dinamiche della nostra società sono molto simili a dinamiche di altre società come quella degli Stati Uniti o della Gran Bretagna, che già conoscevano 15-20 anni fa. Questo, insomma, per concludere, a Roma il problema della disuguaglianza non è di oggi. Noi ne abbiamo parlato in questi anni, l'abbiamo visto con il nostro libro precedente, con le mappe che abbiamo in questi 5 anni sviluppato. Il problema di disuguaglianza è forte, non è un problema che riguarda semplicemente il reddito, è un problema che riguarda l'istruzione, l'accesso all'istruzione. Ci sono zone della città, fatemelo ricordare, come Santa Palomba, dove il 7% della fascia entro i 14 anni è in abbandono scolastico. E questi sono dati pre-Covid. Non sono dati del Covid. Poi, in questa situazione di disuguaglianza nella città, si è abbattuto questo dramma della pandemia e le conseguenze economiche e sociali. E questo ha fatto esplodere. E oggi noi vediamo con forza quello che esisteva anche sotto, ma oggi lo vediamo con forza. Quindi questo. E poi guardate, la pandemia, e qui veramente concludo, tra l'altro, ha colpito con forza soprattutto quelle fasce di lavoratori più deboli, quelle fasce di lavoratori che non hanno la possibilità di fare il lavoro da casa, quelle fasce di lavoratori che si devono spostare e quindi prendere mezzi pubblici, quei lavoratori che magari in famiglie di 4 persone non possono permettersi di spendere 200 euro mensili per le mascherine FFP2, perché 200 euro... Sono cifre importanti per quella cosa là. Fasce di lavoratori, penso per esempio a chi lavora nella grande distribuzione, ai commessi. Io non lo so, cioè, veramente qui non voglio fare. A me viene un balzo al cuore ogni volta che vado al supermercato. Cioè, noi, e pensare che tutti quei lavoratori, per esempio, non,
a quei lavoratori non sono arrivati i vaccini, non sono arrivate le cose. Adesso non voglio entrare in campi che non sono i miei, non voglio fare la cosa, però credo che su molto ci dovremmo interrogare. A Roma i contagi sono più alti, soprattutto nelle zone del disagio, dove esistono queste fasce di lavoratori, dove esistono le persone più deboli, che vivono anche di più dentro le case, tante situazioni che ne hanno determinato maggiore contagio. Insomma, sul blog trovate queste ultime nostre riflessioni, si possono tutte scaricare gratuitamente, insomma, speriamo di dare un contributo al dibattito e speriamo anche che il nostro prossimo lavoro serva a dare un contributo ulteriore al dibattito e spero anche in questa mattinata insieme. Grazie Piero, grazie a tutti per l'invito, davvero. Grazie, grazie Salvatore a te, e, insomma, ancora una volta con le tue parole, con gli strumenti, i risultati degli studi del tuo team, insomma, ci aiuti una classe dirigente e politica, diciamo, ad orientarsi meglio per la battaglia più generale. Io voglio ricordare, ahimè, che la ricercatrice Lucrezia Fanti stamattina purtroppo ha avuto un contrattempo familiare piuttosto serio, quindi era mortificata e si scusa molto, ma non potrà essere con noi. E quindi, con davvero grande piacere, do la parola a Rossana Dettori, che è della Segreteria Nazionale della CGIL e, pensate un po', diciamo, proprio in questo anno lei ha la responsabilità e la responsabile nazionale salute e sicurezza. Potete immaginare, diciamo, da che anno di lavoro, di impegni e di preoccupazioni viene, e se la vedete in una condizione adesso oggi un po' complicata, perché lo dico io prima che lo dica lei, sono giorni in cui si susseguono, non è una novità, ma c'è un'escalation, si susseguono drammatici incidenti sul lavoro e quindi sta lavorando anche, diciamo, su questo versante per produrre, diciamo, una risposta anche del sindacato, oltre che delle istituzioni. Io gli do la parola immediatamente, intanto ringraziandola, perché in questo anno sono testimone di un lavoro 24 ore su 24 che Rossana, diciamo, ha fatto per rafforzare tutte le misure a favore della sanità pubblica, universale e di territorio. È una compagna molto legata anche, come sa anche Natale, alla storia della CGIL di Roma e del Lazio, quindi io la ringrazio veramente. E gli do la parola chiedendole appunto di raccontarci un po' come ha vissuto questo anno e un po' come vede le opportunità che, anche a causa, se vogliamo, di questo disastro che speriamo cominciamo a lasciarci alle spalle, le opportunità e le prospettive di uscire con un sistema sanitario e sociosanitario più forte rispetto al passato. Grazie Rossana. Grazie a te Piero, grazie, saluto tutti gli ospiti e quelli che ci ascoltano. Ti ringrazio anche delle parole che hai usato nei miei confronti, ma questo è il nostro lavoro, drammaticamente non lo vorremmo fare così. Vorremmo porre al centro del lavoro del sindacato alcuni dei temi che ha raccontato poco fa Salvatore, che faccio miei velocemente, poi su un ragionamento nazionale, perché la descrizione che ha fatto Monni della città è sovrapponibile davvero alla situazione che si vive in molte altre città del nostro paese. E ha ragione lui quando dice che questo anno di pandemia ha fatto esplodere in maniera evidente a tutte le disuguaglianze che ormai il nostro paese stava affrontando da parecchio tempo, le disuguaglianze sul lavoro, sul reddito, sul diritto alla salute, sul diritto alla presa in carico sociale, sull'ambiente. Sono anni che le denunciamo. Io credo che da questa pandemia ne usciamo davvero tutti cambiati, se cambia il modello di sviluppo economico e sociale del nostro paese, ma dell'intera Europa. Dirò di più, che o la politica, e parlo della politica di sinistra, quello noi tutti facciamo riferimento, assume questi temi, a partire dal lavoro, come temi centrali degli obiettivi
che si pongono quando si candidano a governare il paese, o lo fanno oppure siamo davvero destinati ad una vita senza sviluppo in questo paese. La destra sappiamo perfettamente che obiettivi ha, all'obiettivo delle liberalizzazioni, all'obiettivo di rendere tutto molto leggero e fluido, penso al lavoro, ma penso anche ai diritti più in generale. Se parliamo di sanità, basta pensare al modello lombardo rispetto ad altri modelli per capire che l'idea della destra non è quella di tenere al centro i cittadini, i lavoratori e i loro diritti, ma è quello di economico e soprattutto liberistico. Credo che la sinistra da questo punto di vista abbia il dovere, e lo abbia soprattutto adesso che poi ci stiamo apprestando in molti luoghi ad andare alle elezioni amministrative, di dire qual è il progetto vero che si vuole avere per rispondere ai bisogni e ai diritti dei cittadini attraverso buone pratiche, scelte e mettendo al centro il lavoro. Perché davvero uso molto le cose che ha detto Monni prima, il lavoro è quello che diceva Monni, non è soltanto reddito, è sviluppo della persona, è soddisfazione, è il, guarda, lo sviluppo della persona contiene tutto, e quindi dobbiamo parlare tutti, non soltanto il sindacato, di un lavoro stabile, riconosciuto economicamente e che quindi con una e con garanzie sull'esigibilità di diritti per tutti i lavoratori. Voi come sapete, noi come CGIL abbiamo presentato anche una proposta di legge di iniziativa popolare che dice come bisogna rivedere anche lo statuto dei lavoratori, che tra qualche giorno festeggeremo il 20 di maggio, perché allora lo statuto dei lavoratori non prevedeva le figure di lavoro che oggi ci ritroviamo ad affrontare. Penso ai rider, penso a tutto il modello del dello smart working, penso a lavori e lavoretti vari, partite IVA, i vari autonomi. Noi abbiamo bisogno di mettere in capo a tutti questi soggetti i diritti collettivi che devono essere esigibili da ognuno di loro. Quindi sul lavoro bisogna che la sinistra, scusatemi se la dico così, batta davvero un colpo e ne faccia uno dei temi centrali delle proposte che avanza agli elettori quando si candida a governare. Io spero davvero che ci prepariamo a una stagione diversa da quella che abbiamo vissuto sino ad ora, con una sinistra che ricomincia a governare sia nelle regioni che nelle città e si prepari a governare questo paese da sinistra e non da centro. Mi risparmio le affermazioni sul centro e gli aggettivi sul centro. Torno però al tema che mi ha posto Piero. Come dicevo prima, la pandemia ha messo in evidenza tante disuguaglianze. Abbiamo visto tutti come l'accesso anche alle cure è stato molto diverso, anche come si è affrontato il tema della pandemia è stato molto diverso, sono state colpite molto di più le persone fragili. Non è vero che questo virus colpiva indistintamente in maniera uguale ricchi e poveri, bisogna che anche questa frase la cancelliamo, perché le protezioni sono state completamente diverse. È stato molto diverso per chi aveva una casa e poteva vivere in isolamento in una casa, e chi invece, come nelle borgate o come penso a Latina, dove ci sono le comunità, la comunità indiana che è stata fortemente colpita dal virus, dove non avevano nemmeno le condizioni di essere isolati e avevano anche condizioni igienico-sanitarie molto molto diverse dalle persone meno colpite e meno economicamente svantaggiate. Quindi anche la pandemia ha colpito in maniera diversa, e allora anche questo ci deve far ragionare su come potenziamo e rilanciamo il Servizio Sanitario Nazionale, come potenziamo e rilanciamo la presa in carico sociale dei cittadini, perché molti dei temi che ha anche affrontato prima Monni attengono anche alla presa in carico. Io sono proprio d'accordo, per fortuna che c'era il reddito di cittadinanza, che c'erano queste forme di sostegno economico, se no noi non saremmo stati in grado di governare i conflitti sociali che sarebbero scoppiati. Sono sostegni, verissimo, bisogna che lavoriamo perché si esca dai sostegni e si arrivi al diritto al lavoro, ma senza quei sostegni noi avremmo avuto una situazione sociale molto molto complicata.
perché quello ha permesso comunque la sopravvivenza a quelle famiglie, perché poi guardate, non è che stiamo parlando di risorse o di sostegni economici così elevati economicamente, è stato quello che gli ha permesso di affrontare senza con minor fatica questo periodo. Però non possiamo nemmeno dimenticarci che sono aumentati in maniera notevole i poveri. È aumentata la povertà assoluta. Quelli che erano prima in povertà relativa sono finiti in povertà assoluta. Allora, o queste sono le cose che dobbiamo ragionare collettivamente anche rispetto al futuro, e quindi questa esperienza ci deve provare a vedere uniti, la dico così, forze sociali, partiti, politica, con l'obiettivo di cambiare questo paese dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale e anche dal punto di vista ambientale. Guardate, anche l'ambiente ha influito molto sulla pandemia e le condizioni ambientali, quindi sono tre temi che secondo me devono, lavoro, sanità, sociale, ambiente, devono diventare centrali per chi come noi crede che cambiare questo paese, che cambiare l'Europa sia davvero possibile. Passare da un paradigma economico a un paradigma dei diritti credo che sia uno degli obiettivi che la sinistra si pone. E come possiamo fare? Noi oggi abbiamo le risorse che arrivano dal PNRR. Lo dico sottovoce, ma dentro a quel PNRR, sui temi che stiamo affrontando oggi, non c'è poi un forte investimento economico. Vi faccio l'esempio della sanità, della salute. Il Ministero Roberto Speranza aveva fatto progetti per un ammontare che arrivava circa ai 60 miliardi. Noi abbiamo di investimenti 20 miliardi, ma soltanto 15 sono del PNRR, il resto, ed è l'8% di tutti i finanziamenti che arriveranno dall'Europa. Il resto sono i soldi che sono stati trovati con lo scostamento di bilancio dell'altro giorno. Non è da buttare via, non sto dicendo che, però non è sufficiente a fare quei cambiamenti che sono necessari e indispensabili per fare della salute uno dei temi centrali, che parta dalla prevenzione, ad esempio, e non soltanto dalla cura. Siamo molto concentrati sulla cura, siamo molto poco concentrati sul tema che è prevenzione e presa in carico complessiva dei cittadini. E questo si fa attraverso un potenziamento dei distretti nel territorio. Bisogna uscire da un'idea che tutto si concentra nell'ospedale e che vanno migliorati, vanno diversificati, vanno aumentati i posti letto per alcune patologie, ma se noi non costruiamo i distretti e non rafforziamo la sanità nel territorio, non vinceremo mai. Perché alla fine anche il cittadino pensa che l'unica soluzione sia quella del pronto soccorso, e abbiamo visto tutti quello che sta accadendo. Così come dobbiamo potenziare i servizi sociali. Anche qua è uno scandalo che il nostro paese a 30 anni dalla 328 non abbia ancora i livelli essenziali della prestazione. Cioè non è dato ai cittadini, non è data la certezza ai cittadini di quali sono le prestazioni di cui hanno diritto. E anche su questo purtroppo nel PNR non c'è granché traccia. C'è per fortuna il tema della legge sulla non autosufficienza, che però se non è accompagnata da quello che ho detto prima anche sul servizio sanitario nazionale, corre il rischio di avere semplicemente investimenti sulla non autosufficienza, quelli che non possono stare a casa, senza però ragionare su come assisterli nelle proprie case. E questo si porta dietro un altro tema che a Roma, ad esempio, è molto sentito, che è quello della casa, del diritto alla casa, che anche questo ormai, come sappiamo, non è più così garantito. Quindi un anziano, noi diciamo bisogna curarlo a casa, dobbiamo partire dal presupposto che abbia una casa, e quindi quali politiche mettiamo in campo anche per garantire il diritto all'abitare alle persone anziane, alle persone che non sono assolutamente in grado di comprarsi una casa. L'altra cosa che io trovo davvero sconvolgente è che purtroppo con la ripresa stiamo toccando con mano, lo diceva Piero all'inizio, è il tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Nel PNR non ce n'è traccia, così come non c'è traccia di quale occupazione, di quale piano occupazionale, di quale buona occupazione dal PNR ne può venire fuori. Sono due temi che noi abbiamo posto con nettezza al governo, perché non si può
rilanciare il paese senza metterlo in sicurezza complessivamente e senza proporre un piano per il lavoro che dia davvero certezza di come su questo le risorse, i paesi, i progetti che mettiamo in campo mettano, costruiscano davvero lavoro buono e stabile. Perché l'altra cosa che abbiamo toccato con mano, e mi sto avviando alla fine, volevo dirvi tante cose, ma purtroppo, come diceva Piero, ho tre chiamate, di cui una dal Ministero, a cui fra un po' devo rispondere sulla questione dei morti di ieri. Mi sono anche perso. Come dicevo, bisogna appunto scegliere da che parte stare. La sinistra deve scegliere da che parte stare. Mi permetto di dirlo qua, perché è una discussione aperta ad articolo 1, a cui io riconosco un grande lavoro in questo periodo, anche di proposte, di spesso sintetizzate anche nelle frasi che usa il ministro Speranza, che quando parla non parla soltanto di diritto alla salute garantito dalla Costituzione, ma prova ad allargare questi ragionamenti rispetto anche alla buona qualità della vita. Allora credo che questo sia il luogo per decidere quali sono gli obiettivi che ci si dà complessivamente per far uscire fuori il paese in maniera non migliore, in maniera diversa. E finisco con un appello, che è quello che riguarda i vaccini. Guardate, io non voglio entrare in un dibattito, non voglio nemmeno litigare con farma industria o con l'industria, però credo che per tutti noi abbiamo una certezza, che o sospendiamo anche momentaneamente i brevetti, oppure il mondo non esce via, non esce fuori da questa pandemia. Non esistono frontiere per i virus. Non è che se vacciniamo tutti gli italiani o tutti gli europei siamo salvi dalla pandemia, perché o riusciamo a vaccinare soprattutto i paesi più poveri, i cittadini dei paesi più poveri, a metterli in sicurezza. Solo questa è la modalità in cui ne veniamo fuori davvero, e per farlo bisogna dire alle case farmaceutiche che hanno preso soldi pubblici, anche questo va detto con nettezza, l'80% della ricerca che è stata fatta sui vaccini è stata finanziata dai soldi della comunità europea, e quei soldi sono soldi che provengono dalle tasse pagate dai cittadini europei, quindi sono soldi nostri. E allora bisogna con nettezza dire alle case farmaceutiche, alle grandi imprese, che bisogna sospendere i brevetti e garantire a tutti i paesi l'accesso ugualitario al vaccino. Se no, davvero, guardate, non ne usciamo. E anche questa, la dico così, è una battaglia di sinistra, perché il diritto all'accesso alle cure, all'accesso alle terapie, deve essere un diritto universalmente riconosciuto. E in fasi come queste non possiamo assolutamente non battere un colpo. Io trovo davvero sconvolgente che Draghi non l'abbia detto con la stessa nettezza che l'ha detto Biden, anzi è stato un po' titubante, che l'Europa, complessivamente la Commissione, non dica e non voti che vanno sospesi momentaneamente i brevetti per i vaccini. Questo è davvero l'augurio che mi faccio, che faccio a tutti noi, perché noi usciamo cambiati una volta che vacciniamo tutti e che costruiamo politiche sociali, economiche e di sviluppo ambientale, anche industriale, in maniera totalmente diversa di come l'abbiamo fatta sino ad ora. Scusatemi se vi abbandono, ma poi mi ricollego, però adesso devo interloquire con i ministri, poi mi allontano 10 minuti e poi torno. Grazie davvero. Grazie Rossana, e io mi voglio anche ricollegare a queste ultime considerazioni che tu hai fatto sulla sospensione, diciamo così, dei diritti, della proprietà dei vaccini. Articolo 1, non da soli, anche insieme ad altre forze politiche, intellettuali, i sindacati, diciamo, sostiene pienamente questa battaglia per la sospensione dei vaccini, perché riteniamo che in questo senso valga davvero quello che dicevi tu: se ne esce tutti insieme o non se ne esce. E abbiamo visto in questi giorni, in queste settimane, la situazione drammatica, particolarmente in un paese enorme come l'India, ma non è soltanto l'India. Noi dobbiamo assolutamente accelerare e fare in modo che
la prevenzione rispetto al contagio del virus che solo il vaccino può assicurare sia garantita, diciamo, a tutti e a tutti i cittadini indipendentemente dal loro. Questo strumento della sospensione può essere uno strumento, diciamo, tecnicamente valido e, aggiungo io, politicamente anche sarebbe un segnale molto rilevante sul piano, diciamo, delle relazioni internazionali e anche delle relazioni tra i popoli. E quindi di nuovo grazie anche per il tuo intervento. Ora io, diciamo, provo a virare rapidamente mantenendo un filo rosso della nostra discussione, che è il filo rosso del lavoro, dei diritti, e anche però dentro questa pandemia, l'hanno detto tutti gli interlocutori precedenti, Danza lo ripete spesso, paradossalmente noi siamo poco consapevoli che la pandemia nel quale le ragioni della sinistra sono più forti, perché mai come oggi le ragioni del lavoro, le ragioni della tutela dei beni pubblici essenziali sono stati, diciamo così, percepiti positivamente anche dai cittadini. Nonostante questo si fa ancora molta fatica. A Roma, lo chiedo a Natale Di Cola, c'è un discorso generale di tutela del mondo del lavoro su cui gli chiedo di esprimersi, e c'è Natale che, diciamo, ormai da anni è uno degli esponenti più in vista del sindacato e della CGIL in particolare, che ha seguito e segue le vertenze, diciamo, principali, penso alle grandi aziende municipalizzate, non soltanto alle grandi. L'ultima, Natale, adesso è quella relativa a risorse per Roma, mancava risorse per Roma, quindi giustamente, diciamo, si è pensato di aprire anche, diciamo, l'ultimo fronte. Però in questi anni abbiamo visto invece una svalutazione, questa è l'impressione, ti chiedo, forse è un'impressione sbagliata, una svalutazione, una sottovalutazione delle grandi aziende municipalizzate che, lasciatemelo dire, sono uno degli elementi pensati all'epoca dal movimento socialista e dal movimento sindacale come strumenti di contrasto alla disuguaglianza e di accesso ai servizi pubblici essenziali. Oggi possono essere strumenti, appunto, di tutela di quei beni pubblici essenziali, ma devono essere rilanciati, diciamo, sul piano dell'efficienza e sul piano, diciamo, del funzionamento. La sensazione è che questa giunta invece non abbia avuto, nonostante il programma e l'investitura che aveva ricevuto andasse in quella direzione, non abbia avuto la giusta attenzione, in alcuni casi abbia preso anche decisioni in senso. Io ti ho perso, Piero. Credo che ci sia un problema di collegamento. Sì. Non si sente. Forse qualcuno che glielo comunica. Piero, non ti sentiamo. Piero si è scollegato. Gli diamo magari riprova a rientrare? Sì, aspettiamo un secondo. Eccolo. Piero, il microfono. Sì, chiedo scusa, ma è saltato il mio wifi proprio mentre davo la parola a Natale. Spero si sia capito più o meno tutto. Ci fidiamo. Dai. Innanzitutto, a te, Natale.
Innanzitutto grazie Piero, grazie compagni di Articolo 1 e di Sinistra per Roma, e penso che lo scrivevo poco fa in chat a qualche compagno, abbiamo urgenza di fare questi dibattiti, c'è necessità di fare una discussione politica. Io, prima di entrare nel dettaglio delle questioni poste, vorrei ricordarci che se non ci fosse stata la pandemia noi già saremmo a pochissimi giorni dalle elezioni romane. E il ritardo che del dibattito politico rispetto alle proposte, anche all'analisi di quello che è avvenuto. Perché io penso che ci sia una... Io proverò a dire parole chiare, che pensiamo che sia giusto farlo, sia rispetto a quello che è avvenuto in questi anni e anche ai problemi che ci portavamo dietro anche da prima di questa gestione. Prima di provare a rispondere alle tue domande, però, due riflessioni sulla pandemia, visto anche le cose importanti che ha detto Rossana e che mi permettono di non citare quasi nessuno di quegli argomenti, ma ne voglio dire due cose che è giusto ricordarsi anche in questa fase. L'amministrazione capitolina non ha fatto nulla per la pandemia. No, cioè, voi avete parlato, abbiamo parlato di norme nazionali, per fortuna ci sono stati buoni spesa, per fortuna ci sono stati buoni affitti, per fortuna c'è stato il reddito di cittadinanza, per fortuna c'è stato il reddito di emergenza, per fortuna si è riusciti a intervenire sullo smart working e ci sono stati degli interventi importanti della regione Lazio. E però una capitale importante come questa, dove ci sono delle emergenze e dei problemi che pagheremo anche dopo, non ha avuto da parte dell'amministrazione nessun provvedimento vero, nessun dibattito e nessuna discussione sull'emergenza che coinvolgevano 3 milioni di cittadini. E questo è utile ricordarselo, perché in un momento in cui la collettività e la società ha delle difficoltà, non avere l'ente comunale a sostegno rispetto alle iniziative, non, per non parlare dei ritardi rispetto anche alle cose decise, questo ci fa pensare, e io lo voglio dire con franchezza, che gli effetti veri noi ancora non li abbiamo visti. Io faccio qui un appello all'articolo 1 su un tema su cui il sindacato proverà nelle prossime settimane, lo ha detto bene Rossana, ma io lo voglio rimarcare su un tema ancora più grande, si chiama emergenza sfratti. Noi ci abbiamo la scadenza al 30 di giugno del provvedimento nazionale, in questa città non c'è nessuna discussione su come affrontare un qualcosa che può travolgere il tessuto economico produttivo, perché abbiamo anche il problema degli esercizi commerciali che non stanno pagando in questo periodo gli affitti e dei cittadini, e di una povertà di ritorno che rischia di vanificare i temi della ripartenza. Ho detto questo elemento che insieme al tema del sblocco dei licenziamenti e quindi della certificazione delle decine di migliaia, adesso vi do pure qualche numero su cui provo, diciamo, a matchare con le cose che diceva Salvatore, noi parliamo, per capire la portata, numeri certificati e quindi numeri, diciamo, a ribasso. Si sono persi più di 100.000 posti di lavoro. Posti di lavoro buoni, perché sono quelli che si riescono a certificare nell'ultimo anno. 1 milione di persone nella nostra capitale sono stati in ammortizzatore. Salvatore ha fatto un lavoro prezioso su cui prenderemo a piene mani e ci siamo confrontati nei mesi in cui più complicati della pandemia, proprio per cercare di capire dove andava a perdersi questo reddito. E dai primi studi si parla anche di 5.000-6.000 euro di reddito perso da chi è stato salvato dagli ammortizzatori. Quindi c'è un impoverimento generalizzato che, e qua entriamo un po' nei piedi nel piatto, che già c'era in città. Noi stiamo provando anche noi a studiare e ragionare, e i dati che vediamo noi sull'andamento dei redditi e sull'andamento anche della capacità della ricchezza della capitale era negativo anche prima della pandemia. Abbiamo dei dati che negli ultimi decenni producono una perdita del potere d'acquisto di tutte le classi sociali, ad eccezione degli over 250.000, quindi lo 0, anche per la classe medio-alta, ed è un dato interessante, della città ricca, anche lì noi notiamo che c'è una perdita. C'è soprattutto, ed è questo il dato di sistema su cui ragionare, uno scivolamento verso il basso della qualità del lavoro, che non è solo precarietà, che è un problema, ma è anche settori produttivi. E gli errori del passato e gli errori del presente ci producono una città che nel futuro sarà vecchia, e questo è un argomento su cui ragionare, sarà poco attrattiva dal punto di vista economico e non ha investito su nessuna leva moltiplicatrice del futuro e quindi di avanguardia. Quindi con questo quadro
io penso che bisogna rotolarsi tutte le, diciamo, le maniche delle camicie, tutti quanti, e provare a capire qual è la via d'uscita, con degli elementi che bisogna dire con forza. Io spero che nelle prossime settimane chiunque si candidi a governare la città lo dica, che il PNR, i fondi europei e le scelte che ci sono state in queste settimane non sono per Roma la leva che dovevano essere. La quantità di risorse destinate alla capitale è insufficiente. La capacità di Roma di intercettare tutti quei fondi che non sono destinati alle città, ma sono nel sistema delle reti, ne cito alcune. Ci sono fondi per la transizione verde dei mezzi. E Roma viene trattata come le altre città e non c'è nessun progetto che preveda che a Roma fra 10 anni gli autobus che circoleranno saranno tutti elettrici e c'è una strategia d'assalto della capitale. Lo stesso non viene fatto sulla digitalizzazione, su cui non ci sono progetti pronti e caldi che il governo dovrà solo approvare, sia sulle pubbliche amministrazioni sia sulla connettività. Non c'è un progetto di riqualificazione, diciamo, del tessuto urbano e della rete anche, diciamo, delle infrastrutture. Quindi noi rischiamo, e lo dico con molta serenità, che quel decadimento della città coloniale che Walter nel suo bel libro ci ha ben illustrato e prosegua anche con le risorse e con le ingenti quantità che arriveranno. Rischiamo di avere un meccanismo drogato, e cioè di una ripresa che ci sarà rispetto a dove eravamo, ma che rischia di non essere competitiva con il resto dell'Italia e dell'Europa. Bisogna avere consapevolezza di queste cose, e rischiamo, e qua lo dico anche a Stefano e a tutti i compagni, e questa è una riflessione che il sindacato porrà nel dibattito, rischiamo una tempesta perfetta che si chiama elezioni. Noi rischiamo di, nel momento in cui bisognerà lavorare per costruire i progetti, lavorare per fare in modo che le risorse vengano spese, noi rischiamo di avere lo spoil system della capitale. E cioè nel momento in cui il comune dovrebbe riuscire a fare squadra con la regione e con i ministeri, rischiamo di essere impelagati in una discussione di turnover dei manager, turnover dell'organizzazione della macchina capitolina. Quindi c'è necessità che queste cose vengano dichiarate prima, che ci sia un patto per la città per evitare di perdere tempo ed evitare che la fine dell'anno, e quindi da ottobre a gennaio, che sono i tempi tecnici per cui il nuovo sindaco riesca a comprendere dove si trova, si eviti che in quel momento tutte le crisi della città emergano e ci sia anche la difficoltà di essere nella competizione che ci sarà nel nostro paese, perché è utile ricordarselo. Il meccanismo del Next Generation e dei fondi europei è un meccanismo competitivo, diciamo, che le idee più forti vanno avanti. Ecco, noi abbiamo una grossissima difficoltà, un tessuto economico e sociale su cui ci ha detto Salvatore e che è in sempre maggiore peggioramento, un tessuto produttivo in difficoltà, con nessuna ricetta per il rilancio. Non abbiamo, non mi pare che sia condiviso da tutte le forze politiche, il nuovo piano sulle politiche abitative, sulle politiche del turismo, sul rinnovo della macchina amministrativa e dei servizi pubblici locali. Non abbiamo in campo un sistema di infrastrutture e di opere che la Giunta Laggi lascia a chi verrà dopo. Noi abbiamo avuto 5 anni, se va bene, di cattiva amministrazione, e vi do un dato che ho letto in un importante documento che Marco Causi ci ha consegnato a tutti quanti, cioè è il dato degli investimenti. Noi continuiamo a ridurre ancora di più e gli investimenti di Roma sono paragonabili alle città del Mezzogiorno, diciamo, sono paragonabili alla città mia di origine, diciamo, quella dove sono nato. Ormai, diciamo, metà degli anni li ho passati in Sicilia e metà a Roma, quindi, diciamo, mi divido a metà. È evidente quindi che bisogna recuperare capacità di investimento, capacità di spesa e capacità di prendersi cura e di provare a rimarginare le ferite che la città ha, e sono le ferite sociali, le ferite delle disuguaglianze anche sull'istruzione e gli effetti che la pandemia avrà sulla socialità, sulle dipendenze, sulla dispersione scolastica, e potrei fare un lungo elenco. Quindi io spero, ho voluto dirlo con franchezza, e poi arrivo all'altra nota dolente, che è quello del sistema dei servizi pubblici locali, su cui lo voglio fare qui
E penso che lo sforzo che è stato fatto dalla sinistra e da Stefano in Consiglio Comunale sia un qualcosa di prezioso che vada preservato, perché lui lo sa, oltre, diciamo, in questi 5 anni è stato sempre al nostro fianco, ma al fianco dei lavoratori, e in tanti casi senza di lui, diciamo, tu parlavi di scarsi risultati, ma ti assicuro che saremmo stati ancora peggio di dove siamo adesso. E questo ci dimostra come ci sia necessità anche nei luoghi, nelle assemblee e nel dibattito di compagni e persone e politici che sanno da che parte stare con chiarezza e senza ambiguità. E dico questo, e mi avvio a quest'ultimo tema, scusatemi se ho voluto però inquadrare un po' il tema, ed è il tema su cui il sindacato porrà la discussione. Noi porremo la discussione per raccontare come è cambiato il lavoro e come, se non si attivano degli scambi, usando una metafora del binario, il nostro treno è chiaro dove andrà: una città vecchia, povera e diseguale. Quindi abbiamo necessità di agire su queste leve con determinazione, e quello che c'è in campo non basta, lo diciamo con chiarezza, e abbiamo anche difficoltà a progettarlo. Vado alla nota dolente, quella su cui tu ne hai citata una in più, Piero, perché sei un uomo informato dei fatti, ma nel dibattito pubblico il tema di risorse ancora non c'è, noi lo sappiamo, ci stiamo lavorando. Nel dibattito pubblico in queste ore c'è un tema ancora più grave, che sono le farmacie comunali. Guardate, ci conosciamo tutti da tanto tempo e lo dico con molta rabbia, perché partecipare all'organo massimo del comune, che è il Consiglio Comunale, dove si sente e si discute che le farmacie comunali, che stanno soprattutto nelle periferie e si occupano di dare un sostegno, anche un presidio, un'informazione alle persone più fragili, che il sindaco della capitale stia in silenzio in un dibattito dove si dice, dopo 6 anni di commissariamento e 5 suoi di nulla, che possa avvenire che le farmacie pubbliche della nostra città possano chiudere o la società fallire, e il sindaco non riesce a proferire una parola dentro l'aula che dovrebbe prendere le decisioni, e dove il presidente di quella società si dimette, nominato da lei, si dimette in diretta. Penso che sia la fotografia di 5 anni di fallimento sui servizi pubblici locali. È più grave questa scena che non le botte che abbiamo preso con Stefano a Roma Metropolitane, dove volevano forzare, o la scelta di fare il concordato preventivo, il concordato soltanto su ATAC senza avere una strategia di lungo periodo, o lasciare AMA 5 anni dietro la propaganda, o non riuscire a completare la gara su Roma Metropolitane, o non riuscire a riorganizzare e rilanciare risorse per Roma, o non dare certezze e aumentare la precarietà su Zetema, o non permettere a Equaroma di riuscire a svolgere al meglio la sua funzione di riscossione, e magari lasciare ad Assicurazioni di Roma, che è un'altra società partecipata del comune, l'unica che fa utili, quegli utili non metterli a servizio delle difficoltà che si hanno. Ecco, io lo dico con chiarezza, noi su questo tema nelle prossime settimane abbiamo fatto gli scioperi, abbiamo fatto le mobilitazioni, ci siamo rivolti alla magistratura contabile, alla magistratura penale, abbiamo fatto le mobilitazioni, abbiamo costruito un rapporto sinergico con le opposizioni, abbiamo fatto, penso, il nostro dovere. La dico con molta serenità, quello che deve fare il sindacato, e non a caso in maniera unitaria e con serietà. Abbiamo anche ragionato, e la dico qui a noi, una certezza: la Raggi non ha fatto altro che distruggere un sistema che non funzionava. E se la prospettiva futura è soltanto la normale amministrazione, il sistema non funzionerà. Bisogna avere il coraggio di affrontare i problemi e dirsi che bisogna cambiare lo stato dell'arte, perché non si risolve facendo come ha fatto Lemmetti, di mettere i musei insieme alle farmacie così a caso, ma non si risolve neanche pensando che una cosa così complessa come servizi pubblici locali li si possa affrontare come se fossimo il comune di Saracinesco. Bisogna avere l'ambizione ma anche la responsabilità di affrontare le cose come avviene per una capitale. Quindi su questo c'è necessità di ragionare con serietà, immaginando che dopo 20 anni di questo sistema bisogna trarre un bilancio, e il bilancio è negativo, perché se i servizi costano tanto e se i servizi funzionano male e se le società rischiano di fallire, non possiamo accontentarci che le società ancora sussistano e magari sono pubbliche, perché rischiamo di fare del male anche al pubblico. Questa è
uno dei nodi che chiunque e le politiche di questa città ha necessità, perché le società pubbliche rischiano di essere non come erano nate, come sono, ed è una delle motivazioni che spingano la società a mantenere un governo pubblico, soggetto che diminuisce le disuguaglianze, anzi è un soggetto che favorisce la coesione sociale, ma rischia di, che quando in periferia l'AMA non pulisce le strade, perché si occupa soltanto di alcune parti e quel contratto di servizi non funziona, non ha fatto un servizio alla città. E il problema lo avranno quei cittadini e lo avremo anche noi. Quindi il tema delle partecipate è sicuramente uno del cuore dei problemi, però in questa ottica, ecco, noi ci siamo, con la determinazione con cui abbiamo ostacolato e ci batteremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi per garantire servizi e per lavorare, ma con la consapevolezza che questi 5 anni che si sono persi, voglio usare una parola dolce, quindi che si sono semplicemente persi, ci debbano far capire che servono idee forti, che non ci possiamo cullare con le risorse che arriveranno, perché Roma ha bisogno di altri progetti, altre attività, e il sindacato con serietà, vi dico una cosa per concludere, non è facile il cambiamento. Noi abbiamo bisogno di cambiare, ma il cambiamento non è facile. E per chiedere ai lavoratori di seguire un progetto di cambiamento, bisogna fargli comprendere qual è l'idea di società, qual è l'obiettivo più grande da perseguire. Se riusciamo in questa missione di far comprendere che c'è un obiettivo più grande, che è un bene collettivo, il rilancio della città, è una città più inclusiva, migliore, forse tutti siamo nelle condizioni di fare la nostra parte e lavorare in quel senso. Ecco, questa è un po' l'ambizione. Abbiamo mesi cruciali davanti, ci abbiamo tante opportunità, perché bisogna anche dirselo, però non vedo che siamo ancora pronti per sfruttarle al meglio. Quindi bene iniziative come queste. Piero, la CGIL, come tu sai, a tutti i livelli c'è ed è presente, ma dobbiamo continuare a fare, essere un po' generosi con la nostra città, ma anche coraggiosi. Grazie Natale. Io penso che tu abbia ragione. Sicuramente c'è un ritardo, e lo dimostra anche, diciamo, la griglia di argomenti che sono stati trattati, anche che hai trattato tu. Io adesso, prima di dare la parola a Stefano, li riepilogo solo i titoli per capire l'importanza e la necessità di approfondire rapidamente. Salute e sicurezza, blocco degli sfratti, blocco dei licenziamenti, l'impatto del PNRR su Roma, il tema degli investimenti che hai sollevato e per ultimo anche la questione delle aziende municipalizzate. E io sono molto d'accordo con te, la necessità di una loro riforma, perché solo se le aziende pubbliche sono efficienti svolgono quel ruolo, diciamo, non solo di riequilibrio ma anche più generale nella società, come hai detto tu, di una visione nella quale il pubblico non è soltanto un peso, una redistribuzione di reddito, ma svolge un ruolo propulsivo, diciamo, nello Stato oltre che nell'economia. Quindi su questo, diciamo, sono molto d'accordo. E Stefano Fassina non ha bisogno di presentazioni, è parlamentare di Liberi Uguali, è consigliere comunale a Roma. Io, Stefano, insomma, ne abbiamo parlato tanto, ti consegno anche, ovviamente non ti posso chiedere, sarebbe, diciamo, ingeneroso chiederti di affrontare tutti i temi, però sappiamo, diciamo, l'importanza del lavoro che tu hai fatto, hai avuto in modo con la tua esperienza di seguire da vicino, come ha detto Natale, a fianco sempre anche dei lavoratori, questi 5 anni, hai accumulato un'esperienza molto importante che credo, diciamo, è fondamentale anche per disegnare il futuro. Naturalmente, poi ti lascio la parola, il mio rammarico non era dovuto ai risultati che tu, diciamo, hai ottenuto, ma il mio rammarico era relativamente al fatto che, ahimè, ci siamo trovati di fronte a un'amministrazione che, pur, diciamo, incalzata con uno spirito propositivo, il più delle volte, ahimè, e questo è uno dei temi politici di fallimento anche della Raggi, si è trovata, diciamo, a rispondere questa amministrazione sempre con atteggiamenti di chiusura, francamente non sempre giustificati, perché io credo che poi quando arrivano
proposte, iniziative, siano di sindacati, siano di forze politiche, singoli consiglieri, un'amministrazione che governa ha sempre il dovere di ascoltare. Stefano, a te la parola. Grazie Piero, ringrazio tutti gli intervenuti, appunto oggi è una tappa di un percorso che portiamo avanti insieme, insieme Articolo 1, insieme a Sinistra Italiana, insieme al Partito Socialista, per rimettere al centro dell'agenda politica e amministrativa la questione sociale e quindi la questione lavoro. E vorrei partire da una nota positiva. Ieri sera c'è stata la riunione, un'altra riunione del cosiddetto tavolo di centrosinistra, è stata licenziata la carta degli intenti e credo sia significativo che quella carta degli intenti ha un titolo che parte dal lavoro. Roma capitale del lavoro, eco, ecologica ed accogliente, ma innanzitutto capitale del lavoro. Ecco, a mio avviso è un risultato importante, come pure è importante che in quella carta nel primo punto tematico che riguarda appunto il lavoro si sottolinei come il dialogo sociale è il principale strumento di governo della città per quanto riguarda le questioni economico-sociali. Un risultato non scontato che appunto è frutto del lavoro che abbiamo fatto insieme in questi anni, è frutto anche di una discussione che si è sviluppata positivamente nel Partito Democratico, è il frutto appunto del lavoro che abbiamo fatto con le organizzazioni sindacali, la CGIL innanzitutto, quindi è una maturazione culturale, quindi prima che politica, nata proprio da dalle iniziative che diciamo dai conflitti che abbiamo vissuto insieme. Prima Natale ne ricordava qualcuno. Siamo stati sempre insieme in città su tutti i principali conflitti che hanno riguardato il lavoro e abbiamo fatto maturare, ripeto, grazie innanzitutto alla CGIL, alle altre organizzazioni sindacali, abbiamo fatto maturare una attenzione che finora non era stata così netta nei confronti del lavoro. E diciamo perché appunto veniamo da una fase in cui anche il Partito Democratico è stato molto attratto da altre sirene. Chi sta qua, tanti di quelli di noi che stanno qua, sicuramente io e Piero, una delle ragioni per cui abbiamo lasciato il Partito Democratico era appunto per la scarsa attenzione al lavoro oppure un'attenzione, ma come dire, orientata da un impianto inaccettabile come quello del Jobs Act. Quindi io considero un fatto, per carità, circoscritto, però un segnale di ripensamento, di ridefinizione politico-culturale positiva, che la carta degli intenti di tutto il centro-sinistra, non quella nostra, della cosiddetta sinistra, ma di tutto il centro-sinistra, abbia come primo tema il Roma capitale del lavoro, lo ritengo un fatto positivo e da valorizzare, perché appunto è frutto di quello che abbiamo costruito insieme in questi anni. Dopodiché è evidente che abbiamo di fronte sfide enormi. Ora Salvatore, che non smetteremo mai di ringraziare per la lucidità, per la capacità analitica e la capacità interpretativa, perché non mette insieme solo dei dati, non è che raccoglie, fa un lavoro statistico, fa un lavoro di interpretazione orientata culturalmente, politicamente, molto seria e che ci aiuta tantissimo. Il lavoro appunto da fare è enorme,
E non c'è dubbio che in questi 5 anni una sindaca che pure aveva un investimento enorme, aveva un consenso enorme, aveva generato aspettative enormi sulla questione lavoro, è stata assolutamente non solo deludente, ma anche come dire, in alcuni casi persecutoria, con tante contraddizioni. Il limite fondamentale è che ha rigettato il dialogo sociale. Io ricordo benissimo Fabbrica Roma, lo sforzo che hanno fatto ostinatamente le organizzazioni confederali, sindacali confederali, per costruire un dialogo senza alcun pregiudizio politico, giustamente nei confronti della sindaca, costruire un dialogo che poi però non sono stati capaci, non hanno voluto portare avanti, in particolare dopo l'arrivo di Lemmetti, che è arrivato con un'agenda sostanzialmente liberista, che non è riuscito a portare avanti fino in fondo, perché anche il Movimento 5 Stelle è una roba contraddittoria, che ha resistito, ma quella che noi abbiamo stigmatizzato come inerzia o come incapacità, molto spesso è stata una lucida determinazione a portare al fallimento le aziende per poter poi compiere scelte, come dire, dettate dalle condizioni oggettive, che invece non avevano nulla di oggettivo o di deterministico, ma erano frutto di scelte politiche. Prima Natale giustamente ha ricordato Farmac. Guardate, su questa cosa noi dobbiamo proprio fare le barricate, cioè anche fisicamente, non lo so, accamparci in Campidoglio, ma se questi portano i libri in tribunale, perché oggi, quando era mercoledì in Campidoglio, il presidente del collegio dei sindaci, quindi non uno dell'opposizione, il presidente del collegio dei sindaci ha detto che non hanno più liquidità e che se non arriva la ricapitalizzazione o il rifinanziamento, lui porta i libri in tribunale, perché sennò rispondono loro dell'accumulazione di debiti nei confronti dei debitori. C'è una legge che dice che se la legge la legge di bilancio del 2013, che dice che se una società partecipata totalmente ha risultati negativi per 4 degli ultimi 5 anni, va in liquidazione, cioè la legge, non è che una scelta. Se il bilancio di Pharmacup nel 2020 si chiude in negativo, Pharmacup va in liquidazione e la proposta è che si trasformi in società, in SPA, in società di capitali. Dopodiché la società di capitali, nonostante quello che dice il commissario che mi ha replicato, il commissario Susanna, rimane in vigore un articolo del testo unico degli enti locali che entro 2 anni la società di capitali deve avere un socio privato. Quindi stiamo parlando di una roba molto seria, molto pericolosa. 45 farmacie comunali, la più grande rete di farmacie comunali in Europa, un patrimonio preziosissimo. Su quello noi dobbiamo veramente fare di tutto. Anche arrivando proprio ad atteggiamenti, come dire, barricaderi, perché ne va proprio della credibilità di un'idea di città. È chiaro che se passi su Pharmacat poi sta bene a resistere su AMA o su Roma Metropolitane piuttosto che su ATAC. È chiaro che se passi su Pharmacat a quel punto, ecco, su questo noi dobbiamo essere molto determinati. Anche qua nella carta di intenti che abbiamo condiviso ieri sera c'è un passaggio molto chiaro, non scontato: rilancio delle società municipalizzate. Voi lo sapete che non eravamo tutti insieme nel centro-sinistra, tutti quelli che stavano intorno a quel tavolo ieri sera nel 2017, quando si è fatto il referendum per la gestione privatistica del trasporto pubblico locale, quindi Piata. Non eravamo tutti insieme. C'erano alcuni degli interlocutori dietro quel tavolo di ieri sera che erano per il sì. Noi abbiamo fatto il comitato per il no e siamo riusciti a fare in modo che nella carta di intenti, quindi non nei nostri
documenti ci sia scritto che si rilanciano le società municipalizzate, come pure c'è scritto, altro aspetto importante di grande discontinuità rispetto agli ultimi 30 anni di amministrazione del centrosinistra, reinternalizzazioni. Guardate che le prime esternalizzazioni a Roma l'ha fatta la Giunta Rutelli. Gli AEC, gli assistenti educativi culturali, cioè quelli che lavorano nelle scuole e assistono i ragazzi con problemi di disabilità, quelle esternalizzazioni, figure che fino alla fine degli anni 90 erano nella pianta organica del comune, sono state esternalizzate dal centro-sinistra. Cioè, a proposito poi, cioè, di perché non ti votano più i lavoratori. Abbiamo scritto nella carta di intenti che si reinternalizzano servizi fondamentali e relativi lavoratori, e questo vale pure per multiservizi, per tutti quei lavoratori e lavoratrici che lavorano nelle scuole o nella manutenzione, con le cooperative, che ahimè sono spesso cooperative, molto poco cooperative, organizzazione di sfruttamento del lavoro. Ecco, quei servizi puntiamo a reinternalizzarli. Anche questo è scritto nella carta di intenti, non è una posizione nostra. Che cosa voglio dire con questo? Che molto faticosamente c'è un percorso di, come dire, di riconquista culturale, prima che politica e sociale, che noi dobbiamo portare avanti. Questo è il senso del nostro, anche della nostra presenza in questo tavolo. Noi dobbiamo spingere, abbiamo aperto dei varchi, ovviamente siamo stati sostenuti in questo sforzo da una fase che è cambiata. Prima nell'introduzione Piero lo ricordava, è cambiata la fase, cioè ora l'intervento pubblico non è più una bestemmia, ma diventa un'esigenza, e dobbiamo fare in modo che non sia un'esigenza strumentale, temporanea, per salvare la barca, soprattutto dei più ricchi, e poi tornare e continuare come prima, perché questo pericolo c'è. Noi dobbiamo fare in modo che questo varco che si è aperto porti a una ridefinizione di paradigma, e serve un nostro lavoro culturale e politico estremamente determinato, e a mio avviso questo deve essere il senso della nostra presenza a Roma, la nostra presenza elettorale, perché ora, al di là di tutti i mille problemi che purtroppo abbiamo sul modo in cui confezioneremo la proposta elettorale, la nostra missione politica però è chiara, e mi pare che su quella siamo piuttosto determinati. Chiudo. Noi dobbiamo stare attenti. Dobbiamo stare attenti, perché guardate che non abbiamo tanto a che fare. Quel tasso di liberismo che appunto anche giustamente Rossana denunciava, oramai non alberga più tanto nella destra. La destra è una destra che ha un segno, in particolare a Roma, un segno sociale. Natale lo sa, credo anche altri voi lo sanno. In questi anni spesso ci siamo trovati con i consiglieri della destra, di Fratelli d'Italia, su tante battaglie. Attenzione che quel tasso di liberismo che è rimasto alberga principalmente nell'ambito del centro-sinistra, e noi su questo dobbiamo fare grande attenzione, perché il nostro avversario è determinato. A me hanno molto preoccupato i risultati elettorali della scorsa settimana, sia quello nella regione di Madrid, dove il Partito Popolare ha preso da solo più voti e più seggi di tutta diciamo quella che è la sinistra in quel territorio. Come pure è molto preoccupante il risultato di ieri in una roccaforte laburista, che da sempre aveva doppiato il Partito Conservatore, che invece ieri è successo esattamente il contrario. Attenzione che c'è una domanda di protezione sociale e di protezione identitaria alla quale noi dobbiamo rispondere, cioè noi dobbiamo entrare più in sintonia, e questo ovviamente in questo caso mi rivolgo principalmente al Partito Democratico. Dobbiamo
entrare più in sintonia. Noi non possiamo stare una settimana a parlare di Fedez, e lo dico con grande rispetto, sono uno di quelli che ha votato DDL Zan, ma ha votato a favore di DDL Zan, ma noi non possiamo stare una settimana a parlare di Fedez. Cioè noi dobbiamo parlare di quegli 11 morti di lavoro nell'ultima settimana, vi rendete conto, 11 morti di lavoro nella settimana che abbiamo alle spalle, e così possiamo riconquistare una relazione innanzitutto appunto emotiva con la parte di città che soffre. Però chiudo, dobbiamo andare avanti in questa offensiva, appunto abbiamo raggiunto dei risultati ora importanti, dobbiamo confezionare una proposta elettorale eventualmente appunto anche se, per quanto sulle primarie, se vi saranno le primarie, in grado di rendere, di portare avanti ecco questa controffensiva. Venerdì prossimo pomeriggio faremo un'altra tappa di questo percorso con Articolo 1, sono invitati ovviamente anche Sinistra Italiana e il Partito Socialista, faremo un'altra tappa sempre dedicata al lavoro, un po' più centrata sulle questioni strettamente legate al Comune di Roma, al Comune di Roma, e dobbiamo continuare. La questione sociale al centro della nostra proposta politica alla città. Grazie. Grazie Stefano per il tuo contributo, anche per le risposte importanti. Hai fatto bene a sottolineare il risultato della carta di intenti su cui si è discusso, ragionato e approvata ieri, dove è vero che sono stati ottenuti dei risultati importanti e dove siamo riusciti comunque ad ottenere dei cambiamenti non solo su singoli punti programmatici ma anche di impostazione più generale. A questo punto, entrando un po' più diciamo nella parte più di dettaglio, se volete, politica, darei la parola al nostro Andrea Silvestrini, il segretario del Partito Socialista Italiano, e poi in ultimo ad Adriano Labucci. Andrea, ieri abbiamo fatto un po' tardi, una delle tante volte in cui abbiamo fatto tardi su Zoom, come abbiamo detto speriamo ora di aver chiuso questa parte diciamo di confronto tra di noi, di poter uscire all'esterno e di poter costruire insieme a tanti una proposta di rinnovamento. A te la parola. Grazie Piero, grazie a te, grazie ad Articolo 1, a Sinistra per Roma, per aver messo in piedi questa e poi nelle prossime settimane ho sentito altre iniziative importantissime. Un saluto a tutte e tutti che ci stanno guardando, collegati, e naturalmente agli altri relatori. Allora, quando chiesero a La Fontaine, Piero, perché sei socialista, lui rispose: sono socialista perché il mio compagno di classe non aveva le scarpe. Questa può sembrare una frase vecchia ormai, fuori moda, ma dietro questa risposta c'è il senso di una scelta, c'è il senso di una militanza. Lo stesso senso che ci può tornare leggendo il libro di Salvatore Mogno, sentendo un intervento di Salvatore. Salvatore, che ringrazio infinitamente, ogni volta ci dà dei dati drammatici, ma ci fa tornare con i piedi per terra di quella che è la situazione nella capitale. Esistono due livelli di dibattito, l'ho detto altre volte, e quindi esisteranno anche due campagne elettorali su Roma. Il primo, quelli che sostengono e sosterranno la centralità di Roma in Europa, che ti diranno che è importante la riforma di Roma Capitale, che è assolutamente importante, e parleranno del decoro pubblico. Poi però c'è un altro livello di proposte e di campagna elettorale che dobbiamo fare, che riguarda i temi più sensibili, che riguarda le emergenze, che riguardano i problemi veri delle cittadine e cittadini di questa città.
E allora partiamo dal primo punto importante, quello della transizione ecologica, e che sia una transizione ecologica vera. Stop al consumo di suolo pubblico, ok, ma dire con forza, determinazione e coraggio, come dice, come ha detto Nicola, basta cementificazione, basta speculazione edilizia. Questa è una città che negli ultimi anni è cresciuta e continua a crescere in chilometri quadrati, allarga il suo perimetro, ma non cresce la popolazione. Cerchiamo veramente di, l'abbiamo immaginata, cerchiamo di contribuire a creare una città ecosostenibile, vera, vera, dove i rifiuti diventino finalmente una risorsa e non più un costo. E dobbiamo avere il coraggio di contrapporci alle proposte della destra, ma anche alle proposte di Carlo Calenda, che vedono, immaginano una città in questo momento completamente diversa dalla nostra. E ripartiamo poi dalla difesa delle municipalizzate. Io condivido al 100% l'intervento che ha fatto Stefano Fassina prima di me. Anzi, io lo ringrazio per tutto il lavoro che ha fatto in questi 5 anni in Campidoglio, in Consiglio Comunale. Laddove c'era una vertenza c'è stato Stefano, laddove c'erano dei problemi veri, Stefano è stato presente. Quindi ripartiamo dalla difesa delle nostre aziende pubbliche, dalla difesa delle municipalità, che rappresentino veramente non solo un punto di partenza importante per la difesa dei beni comuni, ma anche un punto importante per la gestione dei servizi e anche per la creazione magari di nuovi posti di lavoro. Io perché già sono state fatte delle proposte, penso di essere anche qui contrario alla proposta che ha fatto Carlo Calenda qualche settimana fa, quella di fare un'unica grande azienda e mettere insieme AMA, Cotral e ATAC. Io penso invece che dobbiamo ripartire dalla difesa delle nostre aziende pubbliche, dalla difesa dei lavoratori delle nostre aziende pubbliche. Quindi chiudiamo tutte le vertenze aperte, schieriamoci con coraggio dalla parte del sindacato e dalla parte dei lavoratori e delle lavoratrici, e chiediamo le internalizzazioni, lo abbiamo già fatto anche con Stefano Fassina, incontrando i lavoratori dell'AMA, c'era Piero, c'erano altri compagni, ma con coraggio portiamo avanti delle politiche di rottura per questa città e cerchiamo di promuovere e di far promuovere ogni forma di lavoro sostenibile e di sviluppo sostenibile in questa città, perché il lavoro è un punto di ripartenza importante. Dove c'è il lavoro c'è la dignità, dove c'è il lavoro c'è la libertà, e io cerchiamo di togliere questa parola libertà alla destra, riappropriamoci di questa bellissima parola. Un uomo è libero se lavora, se può curare se stesso e i propri cari, un uomo è libero se ha un tetto dove la sera tornare e dormire. Ripartiamo da 3 questioni fondamentali a Roma dopo 1 anno e mezzo di pandemia, che non sono banali, che sono la casa, il diritto all'abitare, che sono il diritto al lavoro e il diritto alla cura. 3 cose semplici, ma 3 cose strutturali fondamentali. E quando parliamo di lavoro, che Roma diventi anche la capitale della sicurezza sul lavoro. Ci siamo scandalizzati per anni per i morti sulle autostrade il sabato notte. Ci scandalizziamo giustamente per i morti di Covid. Non ci scandalizzavamo più per i morti sul lavoro. Un vero e proprio bollettino di guerra. Basta, è il momento di dire basta. E non bastano gli slogan. Io ho aderito e sostenuto lo slogan della UIL degli ultimi mesi, obiettivo 2021, zero morti sul lavoro. Bravo Bombardieri, che ha rimesso al centro delle politiche per il lavoro la sicurezza. Non si può morire a 22 anni, non si può morire a 40 anni andando al lavoro, sul posto di lavoro. Non possiamo permetterci più questo bollettino di guerra. Diamo più risorse, creiamo le condizioni, creiamo anche un'educazione per far fronte
e per risolvere questo problema diamo la possibilità di investire sulla sicurezza sul lavoro, ma soprattutto però, e sono d'accordo con la Will, combattiamo quello che è il sistema economico che si basa ancora purtroppo, ahimè, su due capisaldi: sfruttamento del lavoro e negazione dei diritti. Questa è una vecchia battaglia che dobbiamo portare avanti, che oggi torna di attualità. Se noi non rappresentiamo un momento di rottura importante anche all'interno del centro-sinistra, non possiamo pensare di rappresentare, tornare a rappresentare chi ha veramente bisogno. Perché prima Salvatore che ha detto esistono sette Rome, è vero, esistono sette Rome. I problemi di un ragazzo di 15 anni che sta a Monteverde non sono gli stessi problemi di un ragazzo di 15 anni che sta a Torbella Monaca o che vive a Corviale e che magari per campare fa la vedetta, manovalanza alla criminalità organizzata, che si sta comprando questa città. Dobbiamo avere la forza di stare insieme, dobbiamo avere il coraggio di fare delle proposte veramente di rottura e di rimettere al centro della nostra militanza ed azione politica i diritti essenziali. Essenziali. Ce lo chiedono i cittadini, ce lo chiede soprattutto la nostra coscienza di rappresentanti e dirigenti politici. I problemi l'ha citato Monni, prima ha citato Pasolini, le scorrebande dei ragazzi dei romanzi pasoliniani di Una vita violenta, Ragazzi di vita, a Valmelaina o a Donna Olimpia, sono gli stessi, se non più gravi, oggi dei ragazzi che vivono nell'estrema periferia di questa città e che non hanno un futuro, e dove lì il problema non è se trovano domani un posto di lavoro, ma lì il problema è se domani c'è una redata e li porta in galera o meno. Dobbiamo tornare a sporcarci le mani come sinistra e dobbiamo rappresentare un'alternativa. Bene queste iniziative, bene il dialogo che stiamo facendo con Articolo 1, Sinistra per Roma, con Sinistra Italiana. Queste elezioni sono fondamentali per Roma, per il suo futuro, per i cittadini di questa città e sono anche forse fondamentali per il futuro di una sinistra che abbiamo il dovere di ricostruire. E che sia una sinistra ecologista, socialista, progressista, femminista, le dico tutte. Ma facciamolo, la frammentazione non ci porta da nessuna parte. Facciamolo, ripeto, non tanto per noi, ma facciamolo per le categorie e le persone, i cittadini che ce lo chiedono, perché hanno bisogno di un punto di vista diverso, di una rappresentanza diversa all'interno dei luoghi di lavoro, all'interno dei quartieri, all'interno delle periferie, ovunque. Riapriamo una stagione dopo due anni di pandemia di grandi conquiste sociali. C'è bisogno di diritti, proviamoci, non ci arrendiamo. Il coraggio di fare certe proposte. Sanchez in Spagna ha avuto il coraggio di proporre in tempo di pandemia una patrimoniale. Qui in Italia è un tabù. Parliamo di reddito universale. Bene il reddito di cittadinanza. Lo avete detto, questa città durante la pandemia, in questi mesi, senza reddito di cittadinanza, ma che sarebbe stata? Non tanto una guerra tra i garantiti e non garantiti, una guerra tra chi ha 10 euro, 100 euro per fare la spesa e chi non le ha. Questo è il problema vero. Questo è il problema vero. Io vi ringrazio ancora dell'attenzione, ho seguito tutti, continuerò a farlo e spero veramente che queste forze che oggi rappresentano la sinistra a Roma possano essere un laboratorio anche di ispirazione per le prossime scelte a livello nazionale. Stiamo insieme, stiamo uniti, perché solo in questo modo possiamo provare
a dare una speranza a chi ce lo chiede. Grazie. Grazie, grazie molto Andrea anche per questo appello. Sai che noi lo condividiamo e tutte le forze che sono qui con noi oggi condividono questa impostazione unitaria che tu hai sottolineato. Mi piace, diciamo, dire che appunto, come a partire da questa iniziativa se ne svilupperanno altre sui temi del lavoro, come ci ha ricordato anche Stefano, una sicuramente anche il 27 di maggio sulle questioni della condizione delle donne nell'ambito del mercato del lavoro, non solo nel mercato del lavoro, ma insomma a partire dalle disparità generate dal Covid sul mercato del lavoro il 27 maggio, perché noi siamo fatti un po' così, no? Giustamente Natale ci ha richiamato a essere, sì, vabbè, lenti, ma non eccessivamente lenti, e quindi a partire. Siamo partiti, ma ci piace partire con il confronto di merito sulle cose, costruire un programma basato su dati, quindi su uno studio, su un impegno, su una disciplina, però anche su un elemento di partecipazione. Quindi abbiamo l'opportunità di farlo, perché i mesi che ci separano dalle elezioni non sono pochi. Dobbiamo fare questo lavoro di approfondimento sui temi del programma, nel confronto con i corpi sociali, con i corpi intermedi, in particolare con le organizzazioni sindacali. Naturalmente, aggiungo io, che lo faccio quotidianamente, non solo con le organizzazioni sindacali, ma anche col mondo dell'impresa, dell'artigianato, col mondo del terzo settore. Tuttavia, diciamo, questo è il metodo che ci siamo dati e io credo che è un metodo giusto. Naturalmente avverto tutta l'esigenza che è stata sottolineata nei vari interventi e che tu adesso hai messo al centro, di un'accelerazione anche del processo politico. Questa unità c'è, la dobbiamo coltivare con un confronto molto serrato, molto puntuale, come stiamo provando a fare anche oggi, ma abbiamo l'esigenza, e vorrei aggiungere l'urgenza, di tradurre, diciamo, questa unità anche in una proposta politica visibile. Ieri, nell'approvazione della carta di intenti, mi pare c'è stato un primo passaggio importante dove siamo riusciti a ottenere dei risultati rilevanti. Vorrei aggiungere le cose che diceva Stefano, anche che abbiamo chiesto e ottenuto anche nella carta di intenti, che i contratti, diciamo, per le forniture di beni e servizi siano quelli, da parte del Comune di Roma, siano quelli stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Questa è in linea, a Natale, te lo voglio dire, anche con quel lavoro di protocollo che si sta facendo alla Regione Lazio, su quella scia, però noi, diciamo, un po' facendo azione di supplenza rispetto alla mancanza di una legge nazionale che applichi la Costituzione, poi, perché di questo si tratta, di una legge nazionale sulla rappresentanza, sulla quale articolo 1 nello specifico fa grande investimento. Noi riteniamo che sia fondamentale in questa legislatura approvare una legge sulla rappresentanza sul lavoro. In assenza intanto di questa legge ci sono gli strumenti, non è vero che non si può fare nulla, alcune cose si possono fare anche a livello locale, e se istituzioni importanti come Regione Lazio, Comune di Roma danno un segnale in questo senso, credo che poi è un segnale che può essere, diciamo, preso ad esempio anche da altre istituzioni pubbliche e ad altri livelli. E io ho voluto dire queste cose per evitare poi di fare una nuova conclusione, così poi, dopo che do la parola ad Adriano Labucci, ci salutiamo, anche perché ci avviciniamo all'ora di pranzo, e una delle regole dei webinar, diciamo, in cui Articolo 1 partecipa o promuove, come in questo caso abbiamo copromosso, è di cercare anche di non entrare proprio, diciamo, a piedi uniti nella vita privata e anche familiare di chi ci ascolta, dei nostri militanti e di chi partecipa. Quindi mi pare che ci siamo riusciti, a mezzogiorno meno 5,
quindi ho anticipato così alcune considerazioni. Adriano mi scuserà, diciamo, di questo, e gli do volentieri la parola. No, io veramente grazie Articolo 1, a Sinistra per Roma, ormai è da tempo che ci confrontiamo, che promuoviamo iniziative insieme, e mi pare, io intervengo solo sulle questioni più politiche perché premesso che condivido praticamente tutti gli interventi che sono stati fatti, non ho nessuna, come dire, neanche da fare delle puntualizzazioni, nel senso che mi ritrovo nelle cose che ha detto Salvatore, Natale, Ossana, Stefano, Piero nell'introduzione, Andrea, quindi è inutile che le ripeto. Solo due cose su questo, e poi vengono una, invece, diciamo così, riflessione più politica. Sono emerse diverse cose, ma io sottolineerei due questioni che dovremmo provare ad affrontare come area, come sinistra della coalizione. Ovviamente questo significa che dobbiamo lavorare, non dobbiamo lavorare perché la coalizione se ne faccia carico, ma per le cose che ci stiamo dicendo anche oggi, perché fanno parte davvero del DNA della sinistra, e cioè la questione di Pharmacup che diceva prima Stefano, e penso che noi dobbiamo anche immaginare delle iniziative anche eclatanti se servono. Due, la questione che riprendeva Natale sugli sfratti, 30 giugno. Ecco, io penso che quelle siano due questioni sulle quali la coalizione nel suo complesso, ma la sinistra della coalizione deve battere un colpo. L'ha già fatto Stefano in consiglio, però dobbiamo farlo come insieme della sinistra e portare l'insieme della coalizione a prendere una posizione molto netta. Sulle questioni politiche è stato detto sulla carta di intenti. Io penso che sia una cosa avanzata, che nasce sia da una capacità anche nostra di fare massa critica e di lavorare anche in maniera coordinata, e ovviamente dipende dal contesto in cui siamo. E il PD, che in questi anni su alcune di quelle questioni che oggi sono risolte in maniera positiva, e quindi fino a poco tempo fa aveva posizioni assai diverse. La vicenda che abbiamo vissuto in questo anno e mezzo ha portato anche quindi a fare delle riflessioni diverse da quelle che aveva fatto, e ci ha permesso di arrivare a una carta di intenti molto positiva. Il punto politico per me è questo adesso, e cioè l'uso che ne facciamo di questa carta. Perché non vorrei che anche in una parte del PD, che questa carta comunque gli ha dato il via libera, ma poi alla fine si mette in un cassetto, arriva il candidato sindaco e il candidato sindaco affronta lui in maniera individuale queste questioni. Io penso che invece se c'è una coalizione, questa coalizione deve vivere. E quindi pensare a come su alcuni dei temi, quei tre macro temi importantissimi e sono fondamentali che stanno nei titoli, come la coalizione Insieme per Roma nelle prossime settimane produce iniziativa politica, confronto, una campagna di ascolto, come diceva anche Piero, con i corpi intermedi, ma anche occasioni nei municipi. Cioè noi dovremmo provare nei municipi a costruire delle occasioni attorno alla carta. E poi su quei temi chiamare quelle associazioni che lavorano sul contrasto alle diseguaglianze, sulle tante vertenze sui temi del lavoro, sui temi ambientali e della transizione ecologica, costruire delle iniziative che ci mettono in comunicazione con questi mondi e ci fanno anche capire e recepire proposte che magari, quando dovremmo fare la proposta compiuta del programma, le riteniamo importanti ed essenziali per il governo della capitale. Quindi io mi concentrerei molto nei prossimi giorni attorno all'uso politico che ne vogliamo fare della carta, perché è una buona carta che ci può dare delle chance. L'ultima cosa che voglio dire, la riprendeva Andrea Silvestrini, la riprendeva adesso Piero,
noi dobbiamo lavorare a fare una cosa che da tempo non si fa più, e cioè presentare un'unica lista di sinistra dentro la coalizione. Alle ultime regionali sparse per tutta Italia abbiamo assistito alla qualunque, col risultato che la sinistra è risultata ininfluente. È stato un suicidio per tutti. Allora, da Roma, secondo me, deve venire un altro messaggio, che è possibile mettere insieme una sinistra di governo, ma che tiene insieme governo e trasformazione, che tiene insieme unità e radicalità, perché servono entrambi. Io penso che noi a Roma questo lavoro, per quello che abbiamo anche sedimentato tra di noi negli anni passati, ci siano le condizioni per fare una cosa significativa anche a livello nazionale, con l'ambizione di una sinistra che è capace di governare e trasformare. Io penso che ci sono le condizioni per farlo. Ci sono, nonostante Sinistra Italiana, come tra di noi sappiamo, rispetto alla scelta del governo Draghi, ha fatto una scelta diversa, da Articolo 1, da LeU, dal Partito Socialista, eccetera. No, noi abbiamo deciso di non sostenere questo governo. Riteniamo che questo governo sia uno spostamento a destra molto marcato, e pensiamo che c'è bisogno di una forza di sinistra che non lascia l'opposizione e anche il dialogo e le istanze che ci sono comunque nella società, che non si riconoscono in questo governo, soltanto alla destra. Ma mentre diciamo no al governo Draghi, diciamo sì alla necessità di ricostruire una coalizione, che era quella del governo Conte, nel paese. E a Roma, al di là dell'opinione che possiamo avere sul governo Draghi, tutti insieme lavoriamo per costruire una coalizione progressista, laica, e una lista di sinistra tutti insieme, perché ci sono le condizioni politiche e programmatiche per farlo. Quindi io la termino qui, perché condivido tutto quello che è stato detto. Penso che noi ci dobbiamo in queste prossime settimane concentrare su questi due temi: l'utilizzo politico della carta per farla vivere dentro la città, perché è uno strumento per noi molto utile, positivo e avanzato. Due, stringere rapidamente, quando dico rapidamente io penso che noi nel giro di un mese dobbiamo chiudere, alla formazione di una lista di sinistra dentro la città di Roma in coalizione. Penso che ci siano le condizioni per farlo, e Sinistra Italiana, come i compagni e le compagne stanno qui lo sanno, è a disposizione per fare questa operazione politica. Finito, grazie. Bene, grazie Adriano per il tuo intervento, anche per questa, diciamo, conclusione che ha sottolineato, diciamo, lo spirito unitario, pure onestamente, diciamo, in una collocazione nazionale diversa, e questo, diciamo, rappresenta, io credo, un valore aggiunto di quello che si sta facendo a Roma, e ci dà anche il segnale che stiamo nella strada giusta. Io voglio solo dire, oggi, diciamo, non abbiamo approfondito, ma sarà uno degli appuntamenti delle prossime settimane, un tema su cui già siamo stati molto presenti come organizzazioni sindacali, certamente con Stefano Fassina in Consiglio Comunale, ma anche come forze politiche qui presenti oggi, che è il tema dell'Alitalia, di cui oggi non abbiamo parlato, che non è una delle tante vertenze, ma una vertenza, diciamo, simbolica, fortissima, sia per l'impatto, diciamo, quantitativo che riguarda i lavoratori e le lavoratrici che sono investite da questa vicenda, ma anche per quello che significa per il sistema paese, per il sistema industriale e dell'indotto del territorio di Roma e della sua area metropolitana. Natale, naturalmente, diciamo, lo sa, diciamo, non ha bisogno che gli si ricordi questo tema, però l'ho voluto sottolineare in conclusione, perché anche rispetto al rilancio della capitale, avere o non avere una compagnia aerea di bandiera efficace, capace di portare i turisti, anche solo banalmente i turisti, nella capitale del paese, è una questione fondamentale. Io davvero vi ringrazio,
siamo stati compatti, diciamo, sostanzialmente in due ore, 120 minuti di discussione che ritengo molto fruttuosa, sia sul piano del merito, sia sul piano, diciamo, della prospettiva politica che hanno indicato e confermato. È il lavoro che viene da settimane e da mesi, e io quindi, diciamo, alla fine ho sempre mantenuto, l'ho detto ad Adriano più che ad altri, perché c'è stata qualche occasione in più, mantengo sempre uno spirito di ottimismo. Sono convinto che a Roma si può vincere e che la sinistra a Roma può essere determinante per vincere e decisiva anche nel futuro, perché quello che stiamo facendo qui può avere un valore che travalica, diciamo così, e finiamola così, le mura aureliane. Io ci credo molto e ringrazio davvero tutti e ci aggiorniamo molto molto presto. Grazie, buon pranzo e buon fine settimana.